Benvenuti qui all'Autodromo del Mugello per la quarta edizione della Dream World Bridgestone Cup, la gara internazionale riservata a piloti con disabilità. È un'edizione record perché abbiamo ben 41 piloti iscritti che rappresentano 7 nazioni. Quindi venite con me che incomincio a presentarvi alcuni dei protagonisti. Sono in compagnia di uno dei nuovi piloti per questa quarta edizione della Dream Cup, in compagnia di Peter Roy, che viene dall'Austria. Peter, what do you think about this experience? Yeah, for me it's a great pleasure to be here with you guys. It's a fantastic event, and for us, for my father especially and me, it's such a surprise that we can be a part of this huge mega event. It's unbelievable how many riders with disabilities are here on the track and racing so fast. For us, I have never seen guys on wheelchair racing, and especially they are fast. It's amazing for us. Do you like Mugello? Yeah, you know, Mugello is almost the famous track of Europe or in the world. Like the MotoGP riders always said, it's the nicest track of the world. And you can see it, be a part in the middle of the Toscana, nice friendly guys, perfect food, very lovely. E Peter è anche molto forte, quindi penso che lo vedrete in alto nella classifica. Venite con me, vi presento gli altri ragazzi. Altro nuovo pilota qui al Mugello, David Preziosi, dal parasnowboard al motociclismo. Se non erro, il tuo percorso sarà abbastanza travagliato, perché tu hai incominciato a seguire Didi proprio all'inizio, poi hai avuto uno stop, finalmente oggi sei qui con loro. Che cosa è successo nel mentre? Purtroppo nel mentre, seguendo il progetto iniziale con loro, volevo già esserci, ma poco dopo ho fatto un incidente con lo snowboard e mi sono rotto completamente la caviglia, quindi adesso ci ho bloccato anche la caviglia, però mi è perdurata la passione e volevo rientrare. Quest'anno fortunatamente ce l'ho fatta e questa è la mia prima gara in assoluto, sono contentissimo, da oggi in poi è tutto di guadagnato, quindi sono strafelice. Tra le nuove leve c'è lui, Umberto Troisi, che viene dalla Sardegna ed è proprio una nuovissima leva, perché lui è venuto a fare il corso al Tazio Nuvolari a luglio, è andato molto bene, si è innamorato di questa realtà e oggi è qui al Mugello con noi. Tua prima esperienza penso sia al Mugello che qui con i DD, che ne pensi? Bellissimo, vivere il paddock qui con tutti questi ragazzi, anche gli altri campionati, è una cosa incredibile. Sono rimasto stupito da tutta l'organizzazione, da tutto questo mondo che per me è veramente nuovissimo, non avevo idea di cosa volesse dire vivere il paddock, condividere le sensazioni di guida con gli altri. E già solo con i consigli che mi hanno dato i ragazzi, da ieri a oggi ho migliorato tantissimo e sono contentissimo. E per te non è neanche troppo semplice, perché tu dall'accento, non so se sentite, vieni dalla Sardegna, quindi la trasferta ogni volta che tu devi venire qui a girare non è proprio semplice. Diciamo che oltre all'handicap fisico c'è anche l'handicap dell'isola, e quindi organizzarsi, il viaggio, la nave, far coincidere tutto è un po' difficile. Pensa, siamo partiti giovedì alle 2 di notte e siamo arrivati qui il pomeriggio del giovedì stesso. Scarica tutto, come ho toccato letto praticamente sono svenuto. Grande passione però, quindi seguite anche lui durante questo weekend e in bocca al lupo ovviamente per la gara. Crepi, grazie mille. Le qualifiche sono il primo banco di prova per capire i reali valori sul campo e gli avversari più temibili. In entrambe le prove si impone Mattia Buriani, monocolo, con il miglior tempo di 2.03. I suoi diretti avversari della categoria Lesser Impaired si trovano molto vicini. Fulvio Giusti e Fabio Tagliabue riescono a strappare un 2.05, divisi di soli pochi centesimi tra di loro. Più distaccato, Davide Ciliberti, tutti su BMW S1000RR. Nelle 1000 quasi scontata l'ottima performance di Daniele Barbero, che agguanta la prima posizione con un 2.04, nonostante un grave problema meccanico alla sua moto che gli impedisce di effettuare il secondo turno. Alle sue spalle un fantastico Enrico Mariani, il dentista volante, che con la sua R1 ferma il cronometro sul 2.07, seguita a ruota dall'esordiente Daniele Nicolino, dall'austriaco Rohr e dal ceco Horky,
entrambi alla prima esperienza sul tracciato toscano. Per le 600 conferma la sua ottima forma fisica Maurizio Castelli, primo di categoria e sesto assoluto con il tempo di 2.07. Più distaccato lo spagnolo Alex Cruz e l'italiano Giorgio Quintana, seguiti da Fassi, Iorgo, Carlucci e Troisi, tutti alla prima esperienza di gara al Mugello. Sei stato presente sin dalla prima edizione, quindi sei un affezionato della Dream Cup. Qual è la tua opinione rispetto a come siamo partiti, rispetto a quello che vedi oggi? Rispetto al 2014-2015 siamo cresciuti tanto dal punto di vista numerico e anche dal punto di vista sportivo. È bellissimo vedere gente affezionata da tutto il mondo che viene qua e si prepara durante l'inverno, trova accrocchi nella motocicletta per andare più veloce, ma oltre alla sportività c'è una fratellanza impressionante, cioè c'è un'emozione unica entrare nel box di D, ma anche dentro la pista è bello vedere un paraplegico che esce dalla bucina o fa le arrabbiate, insomma. Siamo cresciuti, è sempre più bello, aumentano le persone, aumenta l'agonismo, ma la passione è sempre quella lì, è la motocicletta, quindi rimaniamo così che andiamo forte, siamo bravi, grazie. Tu hai fatto anche la pole di oggi nel primo turno di qualifiche, quindi sei sempre più migliorato o sbaglio? Sì, prime qualifiche 1 sono andate bene, ho la motocicletta nuova rispetto agli altri anni, sto prendendo ancora un po' le misure, ma non mi posso lamentare perché ho migliorato i tempi. Ora, però i miei avversari sono molto agguerriti, quindi bisogna andare forte, divertirsi, e fare la gara su se stessi e non con gli altri, mente libera e divertiamoci, come al solito, via. Bocca al lupo per la gara allora. Crepi il lupo, ciao a tutti. Prima di presentarvi ufficialmente questo pilota faccio una domanda. Quante volte hai girato al Mugello? 2, la seconda volta. Ecco, Daniele Nicolino che ha un'amputazione transfemorale, quindi comunque sa salanca in sotto, oggi ha girato in 2.07.7 ragazzi. Hai fatto un tempone, come ti è venuto? Mi è venuto che abbiamo fatto un bel lavoro io e il mio meccanico, avevo la moto a posto. E mi ho seguito i suoi consigli alla lettera e il tempo poi è venuto fuori, poi io mi sono impegnato a cercare di fare il meglio che posso, scioglievo, lasciavo andare la moto, lasciavo scorrere e il risultato è arrivato, ecco. E che difficoltà trovi particolarmente con la tua disabilità a guidare in un circuito così veloce e con la tua moto che è un BMW? Sì, la mia moto è BMW 6000RR e come ben si sa è una moto molto potente. La difficoltà maggiore che ho è nell'uscire con il corpo prima delle curve, quindi di conseguenza fatico ancora un po' ad abbassare il mio baricentro, però sto lavorando molto anche sulla protesi e infatti i risultati sono arrivati, riesco a muovermi molto meglio e quindi riesco a fare molta più strada in curva e riesco ad andare più forte. Oggi giornata di qualifiche, i ragazzi hanno appena concluso il secondo turno. I tempi ufficiali che escono dalla direzione gare, dai cronometristi, poi vengono ricalcolati con i coefficienti di disabilità. Ho qui accanto a me Igor Confortin, allenatore della nazionale di para snowboard italiana. Ci spieghi come funziona rapidamente il coefficiente, perché so che poi non è così intuitivo o semplicissimo. In sostanza è un numero inferiore a 1 che va moltiplicato per il tempo e quindi glielo abbassa di qualche secondo per cercare di equiparare le varie disabilità. Ci fai un esempio, ad esempio prendiamo esempio chi ha un problema agli arti superiori, chi ha inferiori o chi magari è in sedia a rotelle? Sì, ad esempio partendo dagli arti superiori avevamo Castelli che ha fatto la pole per la 600 in 2.07 e col tempo calcolato rimane comunque in pole ma con un tempo di 2.04. E sulla classifica generale viene sopravanzato da Paulus che è in sedia a rotelle e che aveva il 13° tempo e con coefficiente da 2.10 è passato a 2.4 e 2.4 centesimi meglio di Castelli. Emiliano invece ad esempio che è un lower impair, quindi con una disabilità agli arti inferiori, passa da 2.09 ed era decimo, rimane decimo ma con un tempo di 2.05. Quindi c'è uno scarto, diciamo i ragazzi hanno un bonus in secondi ovviamente in base al tipo di disabilità. Voi avete fatto, visto oggi al centro medico, anche diversi ragazzi che sono venuti da voi. Come funzionano le visite? In pratica c'è un dottore che fa le visite, più che un dottore è uno specializzato in classificazioni internazionali
e che fa degli esercizi per capire quanta forza, quanto equilibrio e le mobilità del corpo che hanno, e poi vengono tradotti in mancanza di efficacia nella pratica del motociclismo. Allora, ora vi facciamo vedere la griglia di partenza, perché domani i ragazzi saranno agguerritissimi. La partenza, abbiamo detto, sarà in stile Le Mans, quindi con i piloti già schierati di fronte alle tribune sopra le proprie moto. Abbiamo in pole Mattia Buriani con il tempo fantastico calcolato di 2.01 e 3.78, e lui fa parte della lesser impaired, ossia altre disabilità, perché ha una disabilità visiva. Per gli arti inferiori invece c'è Daniele Barbero con il tempo di 2.01.597, poi c'è Aurelien Biard, il primo ragazzo paraplegico, che si è qualificato con il tempo di 2.03, e poi il primo per gli arti superiori Maurizio Castelli, appunto in pole addirittura nelle 600 con il tempo di 2.04.02. Oltre a tanta passione, qui c'è anche tanto ingegno e tecnologia, a partire dai loro mezzi, che sono ovviamente tutti adattati. Le loro moto escono di serie stock 600 e 1000, e per permettere di guidare ovviamente fanno degli adattamenti spostando i comandi per le loro esigenze motorie, così come le protesi sono studiate appositamente per fare le gare. Ci spieghi intanto il tuo adattamento? Tu appunto hai un'amputazione trasfemorale, quindi che cosa hai fatto sulla tua moto? Io cambio con questi due pulsanti, tasto verde per salire di marcia, tasto rosso per scalare. Per scalare c'è un sensorino posto sopra la frizione, e praticamente io basta che schiaccio la frizione e scala la marcia. Questi pulsanti sono collegati comunque a questo attuatore elettromeccanico. Manualmente muove la leva del cambio su e giù, io cambio grazie a questo. Alta tecnologia? Sì, sì. Che previsioni hai per la gara? Guarda, io punto a fare meglio che posso, però io punto al podio e penso che ho le potenzialità per farcela, ecco. Oh, questo ci piace, perfetto, allora in bocca al lupo, ci vediamo dopo in pista. Non so se lo riconoscete, è stato già presente a Never Give Up il pilota Alex Innocenti. Alex, innanzitutto come sono andate le qualifiche? Le qualifiche sono andate discretamente, sono riuscito a migliorare il mio best, che era in 15 alto, sono riuscito ad arrivare anche a 2.15 basso, 2.15.1, quindi mi reputo abbastanza soddisfatto. Si può fare sempre meglio, però devo dire che non è andata male. Tu che adattamenti hai alla tua moto, che è un MV Agusta? Sì, è un MV 675, e abbiamo portato degli adattamenti sulle pedane, perché non potendo muovere le gambe è importante avere i piedi ben ancorati, però che si possano, in caso di caduta, potersi svincolare abbastanza velocemente dalla moto. E allora noi abbiamo adattato degli attacchi per la bicicletta, degli step in, modificando uno stivale da motocicletta, mettendo l'attacchino sotto e mettendo una fascia che mi tiene aderente le ginocchia al serbatoio, però no, che non mi vincola la moto. In caso di caduta viene via con me anche la fascia. Poi abbiamo portato sul semimanubrio di sinistra quasi tutto. C'è chi dice che la mano di sinistra si fa poco, anche nel mio caso serve molto, perché abbiamo portato il freno posteriore a pollice girato, comunque che lo aziono con l'indice, e la pulsantiera che mi serve per attuare il pistone che sale e scende tirando il leveraggio del cambio. E questo permette di poter cambiare le marce. Cristian Felipe Cristancio, indovinate da dove viene? Tu vieni dalla? Colombia. Quindi un viaggio lunghissimo, anche lo scorso anno Felipe ha fatto parte della terza edizione della Dream Cup. E ha lavorato un anno, noi e i piloti francesi con l'associazione HFR abbiamo fatto nuovamente una raccolta fondi, perché Felipe è un ragazzo bravissimo e appunto ha impegnato un anno di lavoro per raccogliere fondi e venire qua in Italia. Cosa ti fa venire, cosa ti fa fare un viaggio così lungo e venire qua al Mugello? Bueno, muy feliz de poder estar aquí en Mugello con todos. Gracias a Handy Free Riders, a Didi, a Emiliano, a Estefan, a todas las personas aquí en Europa, en Italia, en España, que me ayudaron para poder venir a competir. Estoy muy feliz. Mi modificación en la moto es fricción, brake, freno, y el gas, avanti, hacia adelante.
Lui ha il gas al contrario, se normalmente appunto il gesto del gas è questo, lui in caso è il contrario. Quindi qua trovate veramente di tutto. In bocca al lupo per la gara e tanto gas in questo caso, non così ma così. Vi abbiamo parlato di adattamenti particolari non solo delle moto ma anche delle protesi. Sono in compagnia del pilota francese Cédric Bagar. Ci spieghi come funziona la tua protesi che è molto particolare? Alors, la prothèse en elle-même ressemble effectivement comme un bras. On a une rotation gauche-droite ainsi que du poignet et on peut fixer au guidon et fermer par un clips. On met un clips de sécurité après pour se détacher. Praticamente abbiamo Robocop, quindi guardate anche la tecnologia perché questo già 3 anni fa non c'era. Quindi i ragazzi stanno continuando a studiare dei sistemi di sicurezza per poter guidare al meglio le loro moto. Grazie Cédric. Merci a voi. Vi voglio far vedere anche altre cose particolari che hanno questi ragazzi. Ai loro braccio ci sono delle fasce colorate, sono 3 colori, rosso, blu e verde. Il rosso è per i ragazzi paraplegici, quindi in carrozzina che non possono camminare. Il blu è per chi ha un problema agli arti inferiori, mentre il verde è per chi ha un problema agli arti superiori. Questo viene fatto per quale motivo? Perché in caso di scivolata i commissari di percorso possono subito capire la disabilità del ragazzo e quindi soccorrono nel migliore dei modi. Ci sono anche altri ragazzi che hanno tipo di disabilità diverse, come quelle visive, che quindi non richiedono un trattamento speciale, in quel caso loro non hanno la fascia. Questo ovviamente è studiato sempre per la sicurezza e per la tempestività nei soccorsi. Oltre alle qualifiche, il sabato è una giornata impegnativa per tutti, con tanti appuntamenti da gestire. Le visite mediche per la determinazione dei coefficienti di disabilità, il briefing per tutti i piloti da parte della direzione di gara, in ben 3 lingue, e ovviamente i 2 turni di prove di qualifiche. Agonismo ma non solo. A chiudere la giornata, il pilota paraplegico francese, nonché stuntman, Stéphane Pauls, in sella alla sua Suzuki, ha regalato al pubblico presente uno spettacolo acrobatico mozzafiato sul rettilineo del Mugello, esibendosi in wheeling ad alta velocità e stoppies ad alta scuola, dimostrando ancora una volta che la passione supera ogni disabilità. La sera poi, grande festa all'Hospitality Bridgestone Aloisi Iber per tutti i piloti e i loro accompagnatori. Presente anche l'immancabile The Voice del Mugello, Giovanni Di Pillo, e il leone di Iesi, Giancarlo Falappa, grandi amici della Ollins, che hanno estratto il biglietto vincente della lotteria che si è aggiudicato un bellissimo casco Premier Drago Evo, messo in palio direttamente dalla casa e premiato i vincitori dei giri veloci, Maurizio Castelli per le 600, Mattia Buriani per le 1000. Vi abbiamo detto non solo sport ma anche tanto divertimento. Dopo la scena di ieri sera all'Ospitale di Bridgestone, più di 130 persone dove sono stati premiati anche i Fast Lap 600 e 1000, ieri sera ci ha regalato un grandissimo spettacolo anche Stéphane Pauls, pilota francese paraplegico e stuntman, che a tutto il pubblico del Mugello ha regalato veramente tanto divertimento con stop e wheel e impennate per il rettilineo. È stato un qualcosa di fantastico. Com'è stato il tuo show ieri? J'étais très content de faire le show hier soir au Mugello devant le public, montrer que malgré l'handicap, on peut toujours faire du stunt en moto. Le stunt était ma passion avant l'accident et je le pratique toujours aujourd'hui. Et c'était un grand plaisir pour moi de le faire sur la ligne droite du Mugello avec la présence de tous les pilotes, de tout le staff de Didi et toutes les personnes qui étaient présentes au Mugello ce week-end. Come vedete è un ragazzo che è senza di a rotelle, quindi fare quelle cose è l'unico penso al mondo che riesca da pilota paraplegico a fare quello spettacolo che ci ha regalato. In più con Stefan c'è una grandissima affinità tra le due associazioni, la sua associazione HFR e DD, e hanno partecipato a Le Mans, quindi al Gran Premio della MotoGP in Francia. Com'è stata l'esperienza a Le Mans? Alors Le Mans, ça a été un grand moment. On a travaillé et construit l'événement avec l'association Didi et HFR en 2016. On a été très content de pouvoir mettre ça en place au Grand Prix de France sur le circuit du Mans en 2017. Ça a été une réussite pour l'organisation des deux associations, pour le MotoGP qui d'ailleurs nous invite à la course du MotoGP 2018. C'est déjà une grande nouvelle qu'on peut déjà mettre en avant. Et il y aura une deuxième grande surprise sur laquelle on travaille avec Didi et HFR. Et tous les pilotes ont montré au monde entier
que la course moto, malgré l'handicap, c'était possible et c'était du beau spectacle. Per te la seconda volta qui in Mugello, sei con Suzuki, lui è un pilota ufficiale Suzuki in Francia. Come sono andate le prove di qualifica? Alors pour les qualifications, ça a été un petit peu compliqué pour moi cette année. J'ai pas réussi à me mettre dans le rythme pour faire un tour rapide. Mais bon, je suis pas mécontent. Je pars à la même position que l'année dernière, je suis 7e sur la grille de départ. Donc on va essayer de prendre les bonnes routes tout de suite, prendre un bon départ et essayer de faire une belle course et surtout être à l'arrivée. In bocca al lupo per la gara e buon divertimento e tanto gas. Grazie a tutti, grazie a Didi, grazie a Chiara, Emiliano e tutta l'organizzazione. Grazie a tutti. Gestire 42 piloti non è assolutamente semplice e fortunatamente sono venuti ad aiutarci i ragazzi dell'associazione Mica Pollus, di cui Diego Coco, oramai nostro amico, fa parte. Grazie Diego, che ne pensi di questa esperienza? Grazie a voi di averci dato questa opportunità. L'esperienza è un'esperienza unica per noi che studiamo per diventare, anzi oramai siamo già diventati dei coach e qua mettiamo in atto quello che abbiamo studiato e soprattutto verifichiamo ciò che abbiamo studiato, ossia che è possibile, se vuoi veramente qualcosa, realizzarla e realizzarla fino in fondo. La magia sta nell'amare la vita e nel capire che non esiste un trauma così profondo che possa permetterti di buttare al vento il tempo, che è un bene preziosissimo. E la formula sta nel fatto che questi ragazzi, che peraltro si sono ritrovati, hanno capito in loro stessi, quindi non hanno cercato la soluzione al di fuori, non hanno cercato di lamentarsi, hanno capito cosa avevano, non cosa non avevano, e hanno sfruttato al meglio quello che avevano per trasformare la loro vita, hanno accettato la variabile e l'hanno trasformata in qualcosa di ancora più emozionante di prima, stando a quello che sentiamo e a quello che vediamo. Qui al Mugello abbiamo anche un pilota dalla Repubblica Ceca, Martin Horky, venuto direttamente con la sua macchina nel carrello e con la sua moto. Martin, what do you think about this experience? Yes, this is great experience for me. It's the chance to compete with guys, you know, like me, with different disabilities, because I don't have a chance to compete against guys like me in the Czech Republic, because I'm the only guy who is riding like me in the Czech Republic. So, great experience for me. And what do you think about the other riders, paraplegic, amputé, yeah, or other? I didn't expect it. So many riders are so fast, I didn't expect it. I was hoping I would be faster, but they are really fast, I didn't expect that, so they are really good. Vi facciamo vedere una cosa particolare, che la tuta, questa è quella tuta di Martin, e ci spieghi come funziona. I have a long stump, so I put knee slider on the back, so I'm sliding on the asphalt, I have a feel with the track. So it's better for me like this. In compagnia di Claudio Comigni di Bridgestone Europe South Region, e Claudio è quello che ha creduto in noi insieme a tutta la Bridgestone sin dagli esordi, quando eravamo sul circuito di Binetto in ben 6 piloti, oggi ne abbiamo 40 al Mugello. Che cosa ne pensi, Claudio? Cosa ne penso? È incredibile vedere il numero di persone che sta popolando il paddock con i Didi, è incredibile vedere il successo che avete avuto in questi anni e la crescita che c'è stata nel portare così tanti ragazzi con problemi di diverso tipo a correre qui al Mugello, ed è fantastico. Ricordiamo che poi Bridgestone aiuta anche la stessa associazione francese HFR, quindi da parte loro c'è comunque un'attenzione particolare a questo mondo. Tu sai che siamo stati a Le Mans durante la MotoGP e te l'aspettavi quando abbiamo iniziato 4 anni fa? Ma allora, che mi aspettassi che voi arrivaste alle Mans sarei falso, dicessi di sì, ma vista le energie che avete messo in piedi per arrivare dove siete arrivati, a questo punto non ci sono confini. Il futuro secondo me sarà roseo e avrete possibilità di espandervi veramente ulteriormente, perché quello che fate è una cosa fantastica che dà speranza, credo, veramente a chiunque, sia persone che hanno problemi ma anche persone che hanno problemi decisamente minori e vedono voi come stimolo per riuscire a capire che si può arrivare in qualunque posto si voglia arrivare solo con la forza di volontà. Grazie a te, grazie a tutta Bridgestone per il supporto che ci avete offerto sin dall'inizio.
Grazie a voi per questa opportunità di collaborazione, siete fantastici. I box DD sono presi d'assalto, amici ma anche tanti ragazzi disabili e curiosi che hanno voluto conoscere di persona questi piloti speciali e approfondire gli argomenti tecnici, sia delle protesi che dei mezzi. La partenza della Dream World Bridgestone Cup è sicuramente tra i momenti più emozionanti dell'intero weekend, con un lungo serpentone dei 40 piloti schierati di fronte alle tribune a riempire totalmente il lungo rettilineo del Mugello. Per loro una partenza studiata ad hoc, stile Le Mans, per permettere ai piloti con difficoltà motoria agli arti inferiori di essere sorretti dal proprio staff prima del via ufficiale. Uno ad uno si sono schierati dietro la safety car per compiere un giro di ricognizione e poi subito lo start con il gas spalancato. Nella classe 1000 il Pullman Buriani è riuscito ad imprimere da subito un ritmo molto serrato, che gli ha permesso di rimanere in testa per tutti i 10 giri di gara e di tagliare il traguardo in prima posizione assoluta, relegando alle sue spalle i diretti concorrenti della categoria Lesser Impaired, Fulvio Giusti e Fabio Tagliabue. Avvincente la lotta in casa francese, con continui sorpassi tra Stéphane Paul e Aurélien Biard, che avrà la meglio sotto la bandiera a scacchi. Con un Daniele Barbero ormai in fuga, Emiliano Malagoli conduce una gara tattica per la corsa al titolo italiano, tenendo sotto controllo il vantaggio su Emiliano Alberti e Franco Ubaldini. Mentre nelle 600 è Maurizio Castelli a rimanere costantemente in testa, riuscendo a dare quasi 20 secondi di distacco al fortissimo spagnolo Alex Cruz, seguito a distanza da Christian Fassi al primo anno di gare. Di rilievo l'ottima prestazione del pilota paraplegico Alex Innocenti, che in gara riesce ad abbassare il suo personale best senza coefficienti in 2:12.710. Con il calcolo dei coefficienti per la classe 1000 si aggiudica il titolo della Dream World Bridgestone Cup 2017 Daniele Barbero, replicando quindi il successo già ottenuto nella tappa mondiale della MotoGP di Le Mans. Sul secondo gradino del podio l'austriaco Peter Rohr, seguito dall'italiano Daniele Nicolino alla sua seconda gara e dai francesi Aurélien Biard e Stéphane Pauls. Per la classe 600, nuovo successo per il viterbese Maurizio Castelli, anche lui vincitore di categoria Le Mans, seguito dallo spagnolo Alex Cruz e dagli italiani Alex Innocenti, Christian Fassi e Eustachio Carlucci. Quest'ultimo alla sua prima gara. La tappa assegna anche il titolo 2017 del DD Bridgestone Cup, il campionato italiano loro riservato. Nella categoria 1000 vince Emiliano Malagoli in sella alla sua BMW dell'Altea Racing Team, seguito da Emiliano Alberti e Franco Ubaldini. Nella 600 il titolo va a Castelli con la sua Yamaha R6, che precede Alex Innocenti e Christian Fassi. Per la Lesser Impaired Mattia Buriani non ha rivali quest'anno e si aggiudica il gradino più alto del podio. Al secondo posto Fulvio Giusti che precede Fabio Tagliabue. Il podio del Mugello dunque si trasforma in una festa per tutti. A premiare questi piloti straordinari Claudio Comigni, responsabile Bridgestone Europe South Region, Federico Ignesti, sindaco di Scarperie e San Piero e Loris Figoli, sindaco di Ricò del Golfo, oltre che grande amico dei DD. È stata la mia gara più bella, tempi assurdi, mi sono divertito, grazie a tutti. Ha été une grande course et belle course. Je suis très content de la course. Mon principal concurrent Aurélien Biard est devant moi, fait le podium et je suis très très content pour lui. J'ai eu des petites difficultés en fin de course, donc c'est mérité. È stata una bellissima gara, sono stato rallentato i primi giri da dei piloti più lenti, poi sono riuscito a passare con un 2:06 che è un buon tempo per me e lì sono andato a riprenderli e superarli. Un bellissimo evento e mi sono divertito tanto. Ci vorrebbe domani una seconda manche tipo Superbike. Voilà, ce fu une course très difficile parce qu'il faisait très chaud, les pneus glissaient pas mal, donc je me suis fait quelques frayeurs à l'arrêt accélération, mais j'ai réussi à gérer ma course. J'ai bien géré mon effort et j'ai pu remonter sur les deux derniers concurrents dans les deux derniers tours. Et ça m'a permis de passer premier paraplégique et premier français. Donc pour moi, c'est une course réussie et je suis très content. Un très bon week-end ici au Mugello et c'est génial. Merci beaucoup. La gara è stata bellissima. Tanto faticosa, tanta bagarre, però un divertimento unico. E un sogno, un altro sogno che si realizza. Spero che il prossimo anno sarà ancora più competitiva, che ci saranno ancora altri ragazzi che avranno voglia di divertirsi insieme a noi. Che dire, diamoci gas e andiamo avanti, dai. È andata bene, meglio del previsto, anche se ho fatto un secondo posto partendo dalla terza posizione,
però ho fatto il mio miglior tempo, il mio record qui al Mugello, che è stato 2-1 e spiccioli, e sono contento come essere arrivato uno. Credo di essere arrivato primo 600 e credo quinta o sesta assoluto, adesso non mi ricordo bene. Comunque tutto bene, a parte un pochino di traffico, però abbastanza soddisfacente. Sono molto soddisfatto, ho fatto quinto assoluto e secondo di categoria e mi sono sentito veramente un pilota in questo weekend e ho dato il massimo. È bellissimo, spettacolare, è stata emozionante, dura per il caldo, dura per me per la moto che ho, però nonostante tutto è stato bellissimo, veramente un'emozione incredibile. Après 10 tours de course, très content de mon résultat. Je tiens à remercier la Didi pour l'organisation de cette course sur ce circuit magnifique. Voilà, très content de mon résultat et j'espère à l'année prochaine. Ho appena concluso la gara. Esaltante è una parola che non definisce il tutto, ma l'altra parola che mi viene adesso in mente è esaurito. Non ho più forza di fare nient'altro. Ho dato tutto, sono arrivato in fondo proprio perché ci volevo arrivare, perché ero qui e faceva piacere arrivare in fondo e non mollare. Siamo giunti alla conclusione del weekend di gara della quarta DD World Bridgestone Cup. Ormai sono 4 anni che si corre questa gara sullo splendido circuito del Mugello. Quest'anno è stato un anno ancora più bello perché 40 piloti iscritti, francesi, cecoslovacchi, Colombia, Austria, Italia, Spagna. E il movimento sta crescendo sempre di più, i piloti vanno sempre più forte. Ringraziamo sempre Bridgestone e tutti i nostri sponsor che ci permettono di fare questa attività, di promuovere questo sport per i ragazzi disabili, e al prossimo anno. Si conclude nel migliore dei modi questo weekend qui al Mugello. La Dream World Bridgestone Cup è andata benissimo, ragazzi, sono stati bravissimi. A noi non ci resta che augurarvi buona visione con le successive puntate di Never Give Up, ma vi aspettiamo perché l'ultima sarà veramente, veramente bella, perché sarà il best of Never Give Up. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!